Benvenuti amico alle ultime notizie di oggi. Scoppia la rissa nello studio di Uomini e Donne proprio davanti agli occhi di tutti. Sei un co'. Incredibile quello che è successo. C'è chi ama Uomini e Donne e non si perde nemmeno una sua puntata. E c'è chi, invece, mente. Andato in onda per la prima volta intorno ai primi anni del 2000, il dating show ha saputo facilmente riscuotere il successo del pubblico fino a diventare uno dei programmi più seguiti da tutti. In più di 20 anni di messa in onda, nello studio di Uomini e Donne è successo davvero di tutto. Se, infatti, tantissime sono le storie d'amore che si sono create sotto i riflettori ed alcune sono culminate in matrimonio o figli, altrettanto numerose sono le liti a cui il pubblico, sia quello in studio che a casa, ha assistito. Ricordate, infatti, quando vi abbiamo raccontato di quella lite furiosa durante la quale sono volate parole davvero forti? Benissimo. Questa di cui vi andremo a parlare è molto simile. No, state tranquilli. Se state pensando che ve la siete persa, non è affatto così. Facciamo, infatti, riferimento ad una rissa accaduta in una delle ultime registrazioni di Uomini e Donne, che quindi vedremo in onda nei prossimi giorni. Rissa a Uomini e Donne. Volano schiaffi e parole dure. Carissimi amanti di Uomini e Donne, reggetevi forte. È in arrivo una puntata totalmente shock. Come ci fanno sapere le anticipazioni di una delle ultime registrazioni, infatti, sembrerebbe che a Centro Studio ci sia stata una vera e propria rissa accompagnata da parole durissime. Ed, addirittura, degli schiaffi. Qualcosa di clamoroso. Da come si può chiaramente comprendere, a cui non si assiste spesso. Cos'è successo, però? Il protagonista di questo episodio è proprio lui, l'affascinante Biagio Di Maro. Ancora una volta, il cavaliere napoletano è finito a Centro Studio per raccontare della sua frequentazione con la bella Carla, ma è stato il destinatario di una bella cinquina. Da quanto fa sapere Isaechia, infatti, sembrerebbe che la dama sia arrivata in studio parecchio nervosa con lui. E che, appena scesa le scale, abbia preso a schiaffi il buon Di Maro. A scatenare questa furiosa reazione della signora Carla, sembrerebbe essere stata l'uscita di qualche sera prima. Come raccontato dalla diretta interessata, sembrerebbe che i due protagonisti del Trono Over abbiano trascorso una bellissima serata, ma al momento dei saluti Carla ha iniziato a nutrire il forte dubbio che Biagio potesse averla salutata per raggiungere un'altra donna. Così, non solo ha deciso di recarsi da sola all'albergo di Di Maro con l'intenzione di sorprenderlo in compagnia di qualcun'altra, ma quando ha scoperto che, in realtà, era da solo ha iniziato a chiamare incessantemente la sua rivale col cellulare per capire cosa stesse succedendo. Insomma, un racconto decisamente non da poco, che ha lasciato un po' tutti a bocca aperta. Supponiamo che la scena dello schiaffo non verrà mandata in onda d'altra parte. Non è assolutamente la prima volta che Maria De Filippi sceglie di tagliare situazioni del genere. Possiamo solo immaginare, però, che la reazione di Carla a Centro Studio abbia suscitato tantissimo clamore. Chi è Biagio Di Maro? Sono ormai diversi anni che Biagio Di Maro fa parte del parterre di Uomini e Donne, ma cosa sappiamo esattamente sul suo conto? Di origini napoletane, il cavaliere ha 55 anni ed è padre di tre splendidi ed adorabili figli. Di professione escavatorista, l'affascinante campano ha raccontato di aver dovuto fare i conti col dolore molto presto. Rimasto vedovo dopo anni ed anni di matrimonio, Biagio ha rivelato di aver trascorso un periodo molto buio,
dal quale è riuscito a rialzarsi solo grazie all'aiuto dei suoi figli. Oggi Biagio si dice pronto ad iniziare una nuova storia d'amore. E, perché no, anche a trovare quella donna che consenta al suo cuore di tornare a batter di nuovo. Ad oggi, però, tutte le sue frequentazioni si sono concluse con niente di fatto. Ogni volta, infatti, che si credeva che ci potesse essere un lieto fine, il buon Di Maro rimaneva completamente a mani vuote. Riuscirà, secondo voi, nel suo intento? Noi glielo auguriamo di cuore. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di iscriverti al canale e fare clic sull'icona della campana per ricevere aggiornamenti da me. Arrivederci, al prossimo video!